Al di là della sconfitta, dalla trasferta di Treviso, l'Aurea ora a Pistoia è tornata con delle brutte sensazioni, accompagnata dall'idea che quanto fatto finora sia servito solo a prendere coscienza che la Serie A è tutta un'altra cosa. Dello stesso avviso sembra essere anche il tecnico Michele Carrea. Qui siamo in Serie A, ok? Quindi ci sono giocatori che hanno un percorso, un vissuto e un'esperienza che deve renderci tutti capaci di reagire a delle situazioni con prontezza. Cosa sicuramente ti rende impreparato? Ti rende impreparato evidentemente, e di questo mi assumo la responsabilità, una settimana di allenamento che non ti prepara a questo livello di battaglia. Allora, noi facciamo settimane di allenamento in cui la nostra sensazione è quella di essere al nostro massimo, è quella di essere duri, è quella di essere duri abbastanza. Credo che la risposta a questa domanda sia che non lo siamo, perché evidentemente noi durante la settimana siamo abituati a un livello di durezza, di attenzione e di difficoltà nel gioco che non è quello che troviamo la domenica. È chiaro che oggi a livello di esecuzioni noi gli abbiamo dato la palla più di una volta per meriti della loro aggressività e per demeriti della nostra lucidità, ma come demeriti anche nell'esecuzione. Credo che più di 10 volte sia successo che ci siamo fermati per una dimenticanza sul cosa va fatto o anche per un fermarsi di fronte a una scelta tattica che mette in difficoltà la circolazione di palla, e quindi ci fermiamo, e queste sono tutte cose che chiaramente fanno capo al capo allenatore. Il capo allenatore si deve assumere la responsabilità di una pallacanestro che in questo momento non è fluida né offensivamente né difensivamente, e deve trasmettere alla squadra quelle che sono le soluzioni di un percorso di crescita che prima era un percorso armonico, adesso è un percorso d'urgenza che va affrontato quindi con un senso di responsabilità diverso. Un'analisi, quella del coach lombardo, dura, realistica e per questo preoccupante, un campanello d'allarme che deve essere disinnescato prima possibile, anche perché alle porte, si gioca in anticipo sabato sera, c'è già la Virtus Roma, ovvero un'altra delle formazioni inserite nella stessa fascia di merito dei biancorossi. Fallire anche questo appuntamento aprirebbe scenari imprevisti fino a un paio di settimane fa.